Ciao ragazze, tutto bene? Oggi parlerò un pochettino della città che si chiama Licata. Ok? E parlerò anche della storia. Andiamo? Bene, la città del Faro. Sul litorale a est di Agrigento, circa 45 km, si arriva a Licata, porto commerciale di notevole rilevanza e meta ideale di chi è alla ricerca di mare pulito, bellezze paesaggistiche, arte, storia, fragranze e sapore mediterranei. Terra di antica civiltà. Dal percorso evolutivo plurimillenario documentato dai reperti archeologici riconducibili ad un esteso arco di tempo che dal paleolitico arriva fino al periodo ellenistico romano. La propizia posizione geografica e la vicinanza del mare avvicinarono e interessarono popolazioni diverse fin dai tempi più remoti. Diverse le ipotesi su origine storica dell'attuale centro. La prevalente è quella che fa risalire la nascita di Licata al 282 a.C. ad opera di Finzia, tirano di Agrigento che sconfigge Gela, condusse nella nuova città i sopravvissuti. Ancora prima dei Greci, tra il 7 e 8 secolo a.C., nella tarda età del bronzo, il territorio dell'attuale Licata viene frequentato dai Fenici, come i documenti da resti archeologici, iscrizioni, reperti epigrafici e quali individuarono nel sito le prime stazioni commerciali rete su Barato. Dopo la presenza greca subì la dominazione di molti altri popoli che, nel susseguirsi dei secoli, conquistarono la Sicilia e ne determinarono il percorso storico. Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Castigliani, Spagnoli, Sabaudi e Borboni. Un sicuro simbolo della città è il Faro San Giacomo, una fra i più alti dell'Italia a livello del mare, 42 metri. L'origine del nome. Il nome della città ha subito nei vari secoli molteplici variazioni. Ci si riferisce infatti attuale Licata con molti diversi nomi: Alucatus, Limpiadum, Limpiados, Lecanta, Cata, Cata, Licata, Leocata e Alicata. Il nome Licata appare quasi nella forma attuale, in età normanna, nei secoli 6 e 7. Si ritrova Leocata o Licata assieme alla denominazione colta della Olimpiada, nome di origine greca. Il documento più antico che cita il nome della Licata è un atto di donazione da parte di Ruggero dell'Altavilla a Gerlando, vescovo di Agrigento, dove la città viene indicata con l'appellativo di Limpiando. Il documento dello stesso anno, proveniente dall'archivio della cattedrale di Agrigento, figura invece con l'appellativo di Licantam. Il Museo Archeologico dell'Abbadia custodi numerosi reperti che documentano l'antica storia della città. Il porto turistico, Marina di Calata del Sole. Marina di Calata del Sole è un nuovo, moderno porto turistico di Licata. Posizionato al centro del Mediterraneo, è la base ideale per chi fa la rotta verso le isole di Malta, Gozo, Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Egadi o verso Spagna, Grecia, Turchia e Nord Africa, con altri 1.500 posti barca per imbarcazioni fino a 70 metri in un bacino sicuro e con servizio di eccellenza. Marina di Calata del Sole è un sistema integrato tra mare, waterfront e territorio circostante. Il marina è ricco di area verde, pedonali e ciclabili, con eleganti aree commerciali e di intrattenimento.
Due borghi residenziali dove acquistare o affittare una dimora, tutti a pochi metri dal centro storico Boracco di Licata. Il litorale, mare e spiagge. Il litorale di Licata è dotato di circa 20 km di costa molto eterogenea, caratterizzata all'altezza di ampia spiaggia sabbiosa ad est della città, di alta scogliere, insenature, promontori e spiagge di ciottoli e tratti sabbiosi ad ovest. Una tipicità che consente di soddisfare le esigenze di più diverse e particolari di bagnisti abituali e turisti. Una realtà paesaggistica di rara e singolarità bellezza, che insieme al mare cristallino, all'aria pulita, agli incantevoli scorsi panoramici, rendono Licata un polo turistico molto interessante. Le spiagge frequentate, Playa, Mollarella e Poliscia, affollate e rinomate, sono di natura sabbiosa, ai serviti da efficienti stabilimenti balneari. Bene ragazzi, questo è un pochettino della storia della Licata. Mi è piaciuto molto conoscere Licata, è una città bella e la spiaggia è anche più bellissima. Adesso stiamo salendo dove possiamo guardare la spiaggia di sopra. Ora vi lascio guardare il video che abbiamo realizzato e spero che vi sia piaciuto. Non dimenticate di mettere mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! We'll be right back.